Ragazze, allora oggi video haul, vi faccio vedere un pochettino cosa ho acquistato nell'ultimo periodo, sia per quanto riguarda il make-up che l'abbigliamento. In questo video ho voluto includere anche l'ordine di Semidress. Come sapete, da mesi collaboro con Semidress e qualche settimana fa, ho ricevuto, 2 settimane fa, 1 settimana fa, ho ricevuto l'ordine che avevo fatto con la loro gift card. Come ben sapete, ogni mese collaboro con questo sito e mi danno questa gift card da spendere sul loro sito. Di 25 dollari e vi faccio vedere un pochettino cosa ho preso. Inizio col farvi vedere però prima i prodottini di make-up perché sono davvero pochissimi e inizio col farvi vedere questo correttore qui della Skin Food. Troverete giù nell'info box il nome del venditore perché tante di voi mi hanno chiesto informazioni per quanto riguarda questo prodotto ed è questo correttore qui salmonato ed è quello che ho su. Vi faccio uno swatch, lo prendo con in questo modo perché con le unghie non vedete? È molto molto coprente, super idratante, ve l'ho già detto, ha un ottimo odore, è davvero bellissimo, molto molto bello, molto illuminante, come potete vedere, mi sta piacendo tantissimo. L'ho pagato 7 euro, questo qui è la colorazione 02, ma c'è anche la 01, la più chiara, e ha 12 grammi di prodotto. Per il quantitativo di prodotto 7 euro è un ottimo prezzo, secondo me, e insomma giù troverete il nome del venditore. eBay, perché io l'ho preso lì, cioè in realtà me l'ha preso una mia amica, perché io già l'avevo ordinato, diciamo, da un altro venditore, sempre su eBay, ma non mi è mai arrivato. La mia amica lo ordina, diciamo, quando gli finisce, perché io da lei l'ho visto questo correttore qui e ho detto per favore ordinamelo tu, perché ultimamente non, che l'ho ordinato non mi è mai arrivato, perché il venditore, diciamo, non me l'ha spedito, oppure non so che caspita di fine ha fatto. Comunque è inutile parlare perché voglio dire, ve l'ho già detto questo fatto qua della spedizione, che bisogna trovare, diciamo, un venditore, diciamo, che a modo che spedisce, perché io tutto ciò che ho ordinato dalla Corea non mi è mai arrivato. Questo qui invece mi è arrivato in 12-13 giorni, tipo. E niente, davvero ottimo, ottimo prodotto. Ve l'ho fatto vedere sia nel topo numero 8 che nel topo numero 9, è davvero bellissimo. E poi vi voglio mostrare i 4 rossettini della Wet n Wild che vi ho fatto vedere nel topo, non quest'ultimo qua che vi ho caricato, nel topo della settimana scorsa. Alcuni sono no, questo se non sbaglio, il dupe di MAC. In ogni modo, vi metterò a fine video o non lo so, mentre parlo, la foto del dupe, del rossetto di MAC, che in questo momento, raga, non mi ricordo, con questo rossettino della Wet n Wild, che è il Think Pink, E901B. Non si vede, comunque fidatevi, si chiama Think Pink. Comunque vi metterò qui o a fine video le foto con gli swatch di questi di questo rossettino con quello lì MAC. Ve lo swatch comunque anche io. Questo è lo swatch, vedete, è un colore bello pieno, matte. È molto molto confortevole sulle labbra perché non seccano nella maniera più assoluta e sono super super duraturi. Anche i colori chiari, perché io ho preso questo rosa e questo mauve che è l'E907C Mauve Ultra Hair. Comunque, i rossetti che sono il dupe di MAC vi metterò la foto. Nel frattempo vi faccio lo swatch. Questo è il mauve, che è bellissimo, davvero bellissimo. Pagati solo 3 euro, come vi ho detto. E sono quelli con la confezioncina nera, perché ci sono anche quelli con la confezione argento, ma sono quelli lì, diciamo, sheer, glitterati. Poi ho preso l'E918D Cherry Bomb, che è bellissimo questo colore scuro, cioè io lo metto anche in estate, pure truccata pochissimo sugli occhi, con un bel rossetto importante sulle labbra, io lo metto anche in estate, non me ne frega la mazza che è bordeaux. Questo
Questo è il colore, vedete, è stupendo, davvero stupendo. E poi ho preso l'E909D Coraline, fondamentalmente si pronuncia, ed è un rosso corallo, appunto, molto molto bello, tipo un rosso fragola più o meno. Bellissimo, sono super super pigmentati, durano un sacco. Già ve ne ho parlato dei rossetti Wet n Wild di questa linea qui, perché io già ce n'ho uno ed è quello lì dupe del Rebel di MAC praticamente. Questi sono gli swatch, stupendi, davvero stupendi. Questo è quanto, ragazze, sono davvero fantastici e come vi ho detto li ho trovati in un negozietto a Pastena che ha scovato Mara praticamente. Io sono andata lì e ne ho presi un pochetto, un po' di colori. Vorrei prenderne altri se li ritrovo la prossima volta, perché comunque in questo negozio mi hanno spiegato che questa marca qui non la tratteranno più. E infatti l'avevano messa dentro a dei cestini. Tengono anche le palette, però non c'era la palette che volevo io e quindi non l'ho presa. Mi pulisco perché sennò mi sporco tutti i vestiti che vi vado a mostrare e quindi preferisco pulirmi prima. Ok, allora adesso passo all'ordine semi dress. Allora inizio prima con gli accessori perché questa volta ho deciso di prendermi un capo d'abbigliamento. Ho detto vabbè, anche se è un sito per le ragazze, diciamo, che hanno un fisico un po' più snello, diciamo, non quelle corpulente come me, devi ingarrare, diciamo, proprio tipo, la tipologia di maglia o di vestito che ti può star bene. Infatti mi ha ricontattato Rose Wholesale con tutto quello fatti una merda e ha detto: se hai poi la possibilità di scegliere qualcosa. E ho scelto un vestito lungo che l'ho comprato in un negozio e dopo vi andrò a mostrare. Ho detto: ah, se è tipo questo qua che ho preso mi sta bene. Pregate per me che questo vestito mi entra e non è per le anoressiche. Comunque, non mi voglio perdere in chiacchiere, vi faccio vedere cosa ho scelto. Allora, ho scelto questa collana qui. Dal sito Semidress. Praticamente, devo dirvi la verità, io me l'aspettavo di ferro, cioè di metallo, mentre di plastica, molto molto leggera. Da una parte è anche meglio, perché vi ripeto, non si avverte proprio, di quella plastica proprio, è plastica. Questa è la collana e costa tipo 1 euro, 1,40 euro, 1,50 euro, va. Ho voluto esagerare. Mi piaceva e l'ho scelta. L'unica cosa che ho sbagliato è che sono andata a spruzzarci sul profumo e da questo lato qua praticamente vedete si è annerito. Perché giustamente c'è. Cioè, che voglio pretendere e quindi mi metto prima il profumo e poi me la vado a mettere per evitare che mi si fa tutta nera. Giustamente comunque è un prodotto in plastica, cioè di 1 euro e qualcosa che vogliamo sperare. La sua figura la fa, secondo me, è molto molto carina. E nulla, mi sta piacendo davvero tanto, infatti la sto mettendo spesso, pure perché è leggera, non si sente proprio e fa un bel effetto, bella luminosa. Poi ho scelto questi anellini qua che vanno praticamente a tutte le mani, faccio prima a mettermeli che a farveli vedere singolarmente. Devo dire la verità, mi aspettavo che questi anellini praticamente erano un po' più grandi, cioè perché sono davvero minuscoli. Cioè, li ho messi alla cazzo di cane, però questo è il package, perché praticamente c'era proprio o il package in argento o il package in oro. Dato che questi anelli qua per tutte le dita ce li ho quasi tutti in oro, ho voluto prendere questi e vedete sono abbastanza piccolini e costa il package tipo sempre 1,50 euro, 1 euro e qualcosa. Sono
Sono delle fascette classiche di argento, niente di eclatante. L'unica cosa, me le aspettavo un po' più grandi, tanto è vero, mia sorella, che ha le dita più grandi delle mie, oh, non se li può mettere. Ecco, questo mi è rimasto incastrato, si fermerà secondo me tutta la circolazione del sangue. E Simona, mannaggia, porco, ecco qua, sono riuscita a toglierlo. Poi ho preso il pezzone, cioè questo anello è una figata pazzesca, per coordinarlo agli orecchini che vi mostro subito dopo. Ed è questo anello qua, che è stupendo, raga, è praticamente stupendo. Chiunque me l'ha visto è impazzito praticamente. Ovviamente tutti i prodotti che vi sto mostrando di Semidress vi lascio come sempre giù nell'info box i link dei singoli prodotti. E il codice sconto del 10% che danno a tutti, cioè io non ci guadagno assolutamente niente. Se voi volete fare un ordine, avete lo sconto del 10%. Per dirvi, io con tutta la gift card ho utilizzato lo sconto del 10%. Infatti, se ci fate caso, ho preso più roba rispetto all'altra volta. Ed è questo anello qui, stupendo, che l'ho messo anche nel video dei prodotti finiti. E una ragazza ha detto: "Ah, che bell'anello che c'hai!" Ed è questo qua di Semidress. Cioè, tutti gli accessori che ho in quel video praticamente sono di Semidress. E poi ho preso i famosissimi orecchini Dior, simil Dior, che praticamente sono con la perla, per coordinarli che costano una cazzata là sopra, costano tipo 2 euro, robe di queste, costano davvero una cazzata per coordinarli all'anello ed esce fuori davvero molto molto carino, molto originale. Anche perché dalle mie parti questi anelli qua o questi orecchini Dior, simil Dior, non li ho visti e me li sono ordinati da Semidress. E per ultima ho preso questa magliettina qui che io francamente non gli davo un soldo. Cioè ho detto, secondo me mi arriva la classica cinesata di quelle robe sintetiche che se arriva una cosa di sigaretta pigliato fuoco praticamente. E invece no, mi è arrivata una maglia 100% cotone, molto molto particolare. Questa qui è taglia unica, quindi per le ragazze un pochettino diciamo più magre possono utilizzarla come vestito. Io sinceramente la metto come maglia da sopra i pantaloni, alla manica a tre quarti, infatti per l'ho potuta sfruttare poco, diciamo, solo quei giorni che ha fatto quei temporali assurdi. E questa è la maglia, scusate se è tutta sgualcita, ma la tenevo piegata nel cassetto. È molto molto carina, con queste labbra degradé, e questo occhiolino con le ciglia finte, cioè praticamente sono io. Non mi alzo perché sto col pantaloncino corto, raga, non voglio far vomitare nessuno. E quindi questa è la maglia. È molto molto carina, secondo me. E il prezzo non me lo ricordo. L'unica cosa che mi è piaciuta e che ho apprezzato molto è che è 100% cotone. Quindi un'ottima cosa. Comunque, beh, cioè, da un sito cinese non ti aspetti la roba 100% cotone. Quindi ottimo, ottimo, ottimo. Poi andiamo per ordine. Allora, ho preso sempre dal negozietto dove abito io, Energy, per le ragazze di Salerno, Energy sta a Torrione o a Cava. E ho preso questa canottina Gear, tutta Gench. È sfiziosissima. Sopra è fatta con questa scritta Zappo, questi pois. È larga, vedete, quelle là larghe, 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 c'è una figata assurda. Dietro è nera, l'ho pagata 8,90 euro, mia sorella se l'è comprata bianca e sotto ci ho abbinato queste fasce qui classiche di cotone. Comunque non mi va che si vede, diciamo, il reggiseno, cioè non, mi sembra una cosa molto, cioè, sciazza. E ci ho messo questa fascettina qui praticamente di cotone, semplicissima, l'ho pagata gialla e l'ho pagata 4,90 euro. Quindi voglio dire, davvero pochissimo. Poi ho comprato questo vestito qui lungo con questa fantasia tribale fighissima della Simona G, una marca. L'ho pagato 19,90 euro. Allora, questo è il vestito. È molto molto lungo praticamente, raga.
Ma è molto molto bello. Allora, se mi riesco a coprire le gambe, cerco di mettermi in piedi. Cioè, praticamente, vedete? Si vede un cazzo. Comunque, questa è la fantasia. Molto molto carino. Bello. Per quello che costa, ho detto lo prendo, provo come mi sta, cioè in realtà già l'ho provato prima, perché ho detto non voglio sembrare un cotechino insaccato e quindi ho detto meglio che lo provo e vedo come mi sta. E devo dire che mi sta molto molto bene e niente, io mi esalto da sola e mi piace troppo, quindi merita di essere visto, insomma, è troppo troppo carino. E l'ho pagato 19,90 euro, mi sa che ve l'ho già detto. Poi ho preso queste due casacchine qui, con i fiori, pagate 12,90 euro, sempre nello stesso negozio, ragà. Questa con i fiorellini più piccolini e questa con Chiara con questi fiorellini qua. Molto molto carine, mi piacciono tanto. L'unica cosa che sono sintetiche è quando fa troppo caldo non me le riesco a mettere perché sennò sudo come una scrofa. Detto questo, io vi mando un bacione grandissimo e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Fatemi sapere cosa ne pensate dei miei acquistini. E niente, al prossimo video, ragazze. Un bacione forte, ciao!